Io per l'Expo come ingredienti ho scelto il cacao, ovvero il cioccolato, perché mi piace tantissimo, ma soprattutto è molto salutare. Hanno fatto una ricerca in Australia per circa 25-30 anni e hanno scoperto che qualsiasi persona mangiasse solo 8 grammi di cioccolato fondente con un minimo di 70% di massa di cacao, riduce l'ictus, infarto del cuore, nel più del 30%. Sono dati molto importanti, soprattutto per la nostra salute. Ma il cioccolato in genere mi piace molto, è come l'uva, dipende da dove arriva, può essere un sudamericano, può essere un sudafricano, può essere un Messico. Tutte le fave hanno delle sfumature, una diversa dall'altro, e così possiamo dare delle sfumature sopra gusti completamente diverse da ogni dolce. Ma soprattutto il cioccolato per me è passione, amore e molto erotico. Non direi nessun piatto, non è stata una scelta, perché viene da piccolo. Mia mamma, una grande cuoca, da noi c'è la tradizione che a Natale si fanno la biscotteria natalizia, soprattutto nei paesi nord. E verso novembre, fine novembre, dicembre, volano i profumi di cannella, di vaniglia, di chiodi di garofano, anice stellato, da quando impastano i biscotti, li cuociono, perché lei all'epoca faceva circa 30-50 tipologie, per cui ogni giorno un tipo, per cui questi profumi erano costanti. E questo mi interessava molto. Poi io non aiutavo, io leccavo le pentole. Soprattutto le bacinelle con cioccolato e tutto questo. Penso questo è stato il punto più forte per diventare pasticcere. Poi chef pasticcere non si diventa. Chef pasticcere per me è un aggettivo che nel percorso della vita, dell'esperienza che uno fa, uno poi viene chiamato chef pasticcere, ma non c'è nessun esame che diventa chef pasticcere. Io non sono ancora un pasticcere pronto, perché ho sempre da imparare. Allora, c'è la parola Expo. Per me è un innamoramento, perché l'Expo vuol dire tanto su questo tema. Che Italia ha tutto, dalla montagna alla terra, al mare, abbiamo la miglior carne, il miglior pesce, verdura, frutta, c'è veramente tutto. E l'Expo, come è la prima volta, se siamo veramente intelligenti e furbi, può portare veramente tanto. Tutto quello che sia buono, soprattutto cioccolato.